Questa mattina in comune si è svolto un tavolo tecnico a cui sono stati chiamati a far parte tutti gli organismi coinvolti nell'emergenza maltempo, dalla prefettura alla protezione civile, alla guardia forestale, ai vigili urbani, dalla terra ambiente agli uffici tecnici comunali. Ma io stamattina mi sono sentito col prefetto e ho deciso come capo della protezione civile locale di organizzare questo tavolo al quale hanno preso parte, oltre alla prefettura, protezione civile, tutte le forze dell'ordine, anche la Baltur, insomma tutte quelle, la Croce Rossa, tutte quelle persone e quegli enti e istituzioni che potevano dare il loro contributo per verificare innanzitutto lo stato dell'arte a oggi, quindi quello che è accaduto fino a oggi e vedere le criticità. E vi dico che da questo tavolo è uscito fuori quello che io ho continuato a ripetere in questi giorni, che il nostro territorio non ha avuto fortissime criticità. E poi per vedere cosa fare nei prossimi giorni, perché comunque qualche decisione andava presa e ho ritenuto che fosse opportuno, vista il perdurare della situazione, coinvolgere tutte le altre, tutti gli altri. Sindaco, scuole chiuse anche domani e dopodomani. Abbiamo deciso che per martedì e mercoledì sono sospese solo le attività didattiche, che vuol dire che il personale amministrativo deve andare a lavorare. Questa decisione è stata presa insieme all'ufficio scolastico provinciale, ma la ritengo giusta. Poi vedremo domani in base a quello che accadrà per quanto riguarda giovedì. Restano aperte le scuole la scuola dell'infanzia di Via del Baluardo e gli asili nido, perché vogliamo continuare a dare questo servizio ai cittadini. Mi sono sentito anche con il rettore e il rettore ha deciso, in seguito a quello che noi, insomma, che stamattina qui è stato stabilito, di sospendere le lezioni e gli esami per tutta questa settimana. Presidente, quali gli interventi della TEAM per fronteggiare questa emergenza neve? Ma guardi, la TEAM non ha mai interrotto il servizio, certo riprende appieno con oggi, ma abbiamo avuto delle difficoltà solo nelle frazioni più lontane, nei quartieri e centro storico ci sono stati problemi. Anzi, abbiamo messo a disposizione del comune circa 60 operai che hanno lavorato e stanno lavorando ancora attualmente per pulire i marciapiedi e quant'altro. Ripeto, fuori commessa, cioè è un servizio che si fa solo per senso civico. Adesso che riprende a regime la raccolta, naturalmente non potremo garantire le stesse unità lavorative, fuori commessa così, ma almeno una quindicina di unità sicuramente continueremo a garantirle. Assessore di Giovan Giacomo, emergenza neve, qual è la situazione dei trasporti qui nel Teramano? Allora, abbiamo qualche criticità sulla linea 4 e 5 che non è stata ancora attivata perché la strada di Fonte Baiano è via Le Cavour, abbiamo qualche difficoltà, stiamo in questo momento insieme alla Baltur facendo un sopralluogo per vedere quali sono i punti critici da sanare con sale, con una ripassata, con lo spazzaneve. Dunque nei prossimi, penso domani, riattiveremo la linea 4 e 5, mentre la linea numero 7 che è stata disattivata, che è la linea che serve l'università, in quanto l'università per tutta la settimana resta chiusa, dunque non ci sono problemi per quanto riguarda gli universitari. Dunque questi sono i problemi, mentre tutte le linee extraurbane che serviranno le frazioni sono attive.